Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Boom Lightcraft e oggi vi farò vedere una casa sull'albero molto carina. Allora, vediamo un po'. Questa qui è una casa sull'albero davvero molto bella. C'è anche la testa di un gatto. Va bene, però adesso apriamo. Ciao, come ti chiami? Garfield, ok. E adesso possiamo bruciarla. Ecco qui. Magnifico. Brucia tutto. Ok. E adesso però lasciamo stare la casa del gatto e parliamo un po' della mia casa sull'albero. Ok. Andiamo a vedere un pochino come funziona. Prima di tutto, come si sale su? Per le scale? Ma quali scale? TNT. Vai. Pum. Non ci sono arrivato. Mi sono messo male io, scusate ragazzi. Dovevo mettermi giusto al centro, invece non mi ci sono messo. Ok, perfetto ora. Scusate. Meglio fare così un po'. Ok, ora sono giusto al centro, non devo muovermi. No, allora spero che voi non sentiate questo assurdo rumore, camion che passano fuori casa mia. Sperando sì, no. Oh, finalmente! Scusatemi ragazzi, ero io che mi mettevo male. Dunque, allora, se vedete il video scattare un po', è perché sto usando Action che mi è un pochino buggato. Non so perché. Comunque, questo qui è il primo piano, dove appena entri puoi fregarti subito questa torta se hai fame. Poi, se non hai neanche un cosciotto di fame consumato, sei fregato e dovrai vedere gli altri. E dovrai rosicare vedendo gli altri che mangiano la torta. Poi di qui, con questa bella verandina, dopo questa bella verandina, c'è la camera da letto. Questa che avete visto fin dall'inizio è la sala panorama, diciamo. Di notte questa sala panorama si illumina automaticamente grazie agli elevatori di luce. Ora, andiamo a vedere un altro po' questa casetta. Questo è il circuito del rilevatore di luce. Ma se noi vogliamo arrampicarci su quest'albero, arrampichiamoci. E qui ci troviamo un'altra stanza che conduce anche all'aria aperta. Qui bisogna fare un pochino di parkour se si vuole arrivare in cima. E qui è una bella sia una bella visuale di una foresta. E io ovviamente quest'albero l'ho fatto tutto io con un sapling. No, scherzando, però col sapling ci ho provato. Comunque, maledetta pioggia. Sempre quando registro la pioggia. Perfetto. Comunque, questa era la casetta. Ma come scendere senza farsi male? Bel problema. E invece no, possiamo scendere da dove siamo saliti. Se trovo adesso, eccolo qui. Guardate, perché al posto della TNT mi sono bloccato. Ah, c'è la scala, scusate. Al posto della TNT c'è l'acqua. Per darvi la prova che non si muore, adesso vado in survival. In modo zero, via. Ecco, visto, non mi sono fatto assolutamente niente. Però voi dite adesso come faccio? Beh, è per questo che mi porto sempre una TNT di riserva. Mi raccomando, ragazzi, quando salite su qua sopra, dovete sempre portarvi la TNT di riserva.
per questo video è tutto. Adesso faccio un pochino la parola amica, F8, ok? Così la visuale è un po' più fluida. Sembro tipo il drogato, così, con la visuale così, ma fa niente. Bellissimo, sembra tipo un Blu-ray. Non fate caso a queste altre cose, è un mondo. È un mondo così. E adesso che vi godete questa panoramica magnifica, vi saluto. Ciao a tutti.